Un saluto a tutti voi carissimi amici. Il 16 dicembre del 1857 un grande terremoto ha sconvolto le terre della Lucania e in parte del Salernitano. Ancora oggi tante comunità festeggiano i loro patroni, protettori, proprio perché si sono salvati da questo violento terremoto. Anche a Sala Consilina è invocato il patrono San Michele, e infatti il giorno 16 c'è sempre un momento di celebrazione. Anche quest'anno nella chiesa della Santissima Annunziata è stato celebrato una messa in onore di San Michele e anche una messa che possa essere di invocazione per una protezione su tutta la comunità. Ma la comunità ha voluto anche sottolineare questo momento parlando del creato in un incontro dal tema Grotte tra fede e scienza. Noi abbiamo intervistato i relatori che hanno sicuramente da darci degli inviti a essere più attenti e rispettosi verso tutto ciò che ci circonda. San Michele Arcangelo, le grotte tra scienza e fede. Giovanni Arpea è stato uno dei relatori anche di questo momento vissuto insieme. La fede, come si sposa con la dimensione scientifica guardando San Michele? Beh, diciamo che è un'iniziativa apparentemente singolare, ma le due cose, scienza e fede, penso che vadano di pari passo, uno compensa l'altro. E quindi è stato un tema che i ragazzi del gruppo Spelio hanno proposto, è stato subito sposato come iniziativa e quindi si è dato vita a un lavoro sinergico tra storia, fede e appunto scienza. E quindi penso che è stato un incontro che chiude degnamente questo 2015, che ricordiamolo ancora una volta, per la comunità salese ha rappresentato il terzo centenario del cosiddetto prodigio della Manna. E allora come proseguire? Quali sono le prospettive che possiamo intravedere davanti a noi alla luce di questo anno vissuto e anche di questo incontro fatto? Cosa possiamo dire ai nostri telespettatori? Penso che comunque il tema sviluppato questa sera possa essere di esempio per tutti, anche alla luce di quanto il Papa ci ha indicato, quindi di seguire una strada giusta nella salvaguardia del creato, perché tutelare il creato significa tutelare la nostra vita e avere al tempo stesso un maggior rispetto verso Dio, che è colui che ha creato tutte queste bellezze. Giovanni, un tuo pensiero molto personale, sulla nostra attenzione al creato. Beh, come già dicevo in precedenza, penso che ci vuole un occhio in più in merito alla tutela. Quello che è stato fatto fino adesso non basta. Quindi serve il contributo quotidiano da parte di tutti noi, anche con piccoli gesti, per poter tutelare e salvaguardare questo nostro mondo. Non è mai abbastanza parlare del creato, parlare dell'attenzione che l'uomo deve avere non solo per le persone ma anche per tutto ciò che lo circonda. Nella serata del 16 dicembre dedicata a San Michele, insieme a Riccardo che fa parte del gruppo speleo alpinistico del Vallo di Diano, abbiamo affrontato questo tema. Riccardo, che serata hai vissuto? Qual è stata la proposta? L'idea di questo incontro nasce dalla forte curiosità che vede il culto micaelico presente su tutto il territorio del Vallo di Diano, collegato molto spesso alla presenza di grotte naturali. Da questa idea di base abbiamo analizzato quella che è la sfida di tutti i tempi, la sfida tra il bene e il male, che vede l'Arcangelo Michele protagonista in ambito biblico. La sfida che si ripropone in questi tempi è quella tra il bene assoluto che è la salvaguardia ambientale e il male assoluto che è l'inquinamento, ripreso anche dalle parole di Papa Francesco nell'enciclica Laudato Si'. Come operate? Qual è ciò che vi spinge a essere parte di questo gruppo e come agite sul territorio?
Tutti i gruppi speleologici si occupano della salvaguardia ambientale e della ricerca scientifica, che riguarda ovviamente i flussi di acqua, che come ben sappiamo è la fonte primaria di vita. Da questo punto di vista noi cerchiamo di indagare e seguire quelli che sono tutti i canali di passaggio che portano l'acqua dalle montagne, dalle falde acquifere fino verso il mare e poi ritornano sul nostro territorio, nel suolo, per essere un giorno potabilizzate e bevute. Per questo motivo, da parte nostra, un'opera scientifica di ricerca e salvaguardia è fondamentale per quelli che sono tutti i canali di indagine che ci permetterebbero di seguire tutto il ciclo dell'acqua e quindi capire quali potrebbero essere, in un futuro neanche molto remoto, parliamo di 30 anni, le nuove risorse idriche alle quali l'umanità deve necessariamente far ricorso per far sì che la vita prosegua. Riccardo, tu hai tanta esperienza nel campo, cosa diresti a delle persone che magari sono assetate di sapere in questo campo ma che forse non hanno sempre l'attenzione giusta? Come indirizzeresti in qualche modo un invito a fare delle cose o a non farne altre? Basta poco veramente per inquinare una falda acquifera, basti pensare che la pila a stilo classica di una radiolina ha un potere inquinante che potrebbe contaminare dai 1500 ai 3000 metri cubi di acqua. Ciò significa che portare dell'inquinamento nelle falde acquifere compromette fortemente anche le risorse idriche che arrivano a valle e che vanno nei paesi. Quello che mi sento di dire è non sottovalutare soprattutto dei gesti quotidiani, quali potrebbero essere l'abbandono di rifiuti in zone che non vengono battute abitualmente, per cui resterebbero sul suolo e ritornerebbero nelle nostre case in una forma velenosa. Don Luciano, che tu hai affrontato la dimensione dell'enciclica di Papa Francesco, Laudato Si. Qual è stato ciò che ti ha guidato nelle tue parole, qual è stato il messaggio che hai voluto comunicare all'uditorio e anche quindi in qualche modo ai nostri telespettatori adesso vuoi comunicare? Sì, partendo da quella che è l'immagine dello stupore del Papa all'inizio, siamo proprio all'inizio dell'enciclica, e facendo riferimento alla figura di Francesco d'Assisi, credo che noi dobbiamo recuperare, no, lo stupore proprio come dinamica di crescita spirituale, culturale, che abbraccia, possiamo dire, tutte le dimensioni della persona. Lo stupore ci permette di cogliere ciò che è intorno a noi, quindi la bellezza del creato, la salvaguardia del creato stesso, lo scoprirsi creature chiamati a custodire il creato intorno a noi. Questo ci aiuta anche a vivere una reale vita di fede, una crescita spirituale, quella che il Papa chiama una spiritualità ecologica che il cristiano non deve mai dimenticare, che fa parte di una dimensione della vita di fede di ognuno di noi. In questo tempo di complessità tu hai richiamato la semplicità, citando Papa Francesco. Come essere semplici oggi in un mondo complesso? Essere semplici significa riscoprire l'essenziale, significa, credo, ritornare alle cose realmente utili per la persona. A volte pensiamo che il possedere di più ci faccia stare bene, in realtà forse l'avere tante cose, secondo quella che è un po' la logica del consumismo di oggi, dove la società a volte viene imbrigliata da questa logica stessa, ci rende non liberi ma schiavi. Allora riscoprire la sobrietà, riscoprire la semplicità delle cose, riscoprire l'umiltà della vita stessa e del cristiano, ecco, realmente ci rende persone liberi e ci fa crescere in pienezza maggiormente. Allora ce l'auguriamo, e tu hai lasciato un augurio riprendendo San Giovanni della Croce, un tuo santo anche a cui sei affezionato. Che cosa ci dice un po' attraverso le sue parole? Giovanni della Croce ci invita a scoprire in tutto ciò che ci circonda la bellezza dell'amato. Ecco, allora io direi che possiamo augurare anche un Santo Natale a tutti partendo da questo. Ciò che ci circonda ha in sé il volto di Dio
riscopriamo la bellezza di questo Dio che ci ha amato tanto e che ci chiama a custodire ciò che ognuno di noi ha avuto in dono e che chiamato possiamo dire poi a trasmettere agli altri. Ascoltiamo la parola di Dio e il commento. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto». Ci troviamo accanto alla reliquia di Giovanni Paolo II, custodita nella chiesa di San Marco di Teggiano. Giovanni Paolo II, meditando proprio la pagina di Vangelo che oggi la liturgia ci proclama e ci fa meditare, ne ha fatto il filo conduttore di un'enciclica mariana estremamente importante e bellissima, la Redemptoris Mater. Addirittura cita la beatitudine che abbiamo ascoltato, che ci fa contemplare Maria come colei che ha creduto nell'adempimento delle parole del Signore per oltre 20 volte. Allora diventa davvero importante guardare a Maria non solo paragonandola un po', come i padri hanno fatto con ad Eva, ma anche ad Abramo, nostro padre nella fede, e riscoprire come anche Maria si pone in cammino, un cammino dettato dalla fede, un cammino dettato dalla bellezza di lasciarsi inondare dalla presenza di Dio nella propria storia. Questo è significativo e forte anche per noi, perché l'inatteso tante volte irrompe nella nostra storia. Nell'inatteso possiamo inserire tante condizioni, la perdita di un lavoro, una malattia, una notizia sconvolgente, un lutto, una depressione, un momento di difficoltà, una notizia, uno scoprire che i propri figli stanno facendo delle scelte che non condividiamo, e ognuno poi può continuare l'elenco o la condizione in cui quell'imprevisto è entrato nella propria storia. Alle soglie del Natale, questo imprevisto lo rileggiamo però alla luce della fede. Nulla è impossibile a Dio. È questa certezza che Maria rivela dal suo intimo, nella bellezza del dialogo con l'angelo, diventa anche per noi motivo perché tutte le disperazioni, le tensioni, le tristezze, le paure si trasformino al contrario in gioia e in una grande fiducia. Questa domenica ci serve proprio per questo, per rileggere l'imprevisto nella nostra storia e per riscoprire anche come questo imprevisto ci apra agli altri. Maria si pone in cammino di fretta e va dalla cugina, ma anche noi abbiamo necessità nel cammino della nostra vita di confrontarci col nostro quotidiano, con chi ci sta accanto. Questa domenica ci serve anche per insaldare quei legami forti di amicizia, di comunità che ci aiutano a vivere la nostra vita, il nostro essere, e guardandolo davvero in una condivisione piena che apre davvero a un percorso comunitario. Allora, in questo scopriamo che nel nostro viaggio anche Maria si fa nostra compagna di viaggio, e lei andiamo a riscoprire la discepola ricca di fede che rilegge la propria storia con gli occhi di Dio, la storia della salvezza nella nostra storia. Allora davvero diventa Natale, davvero diventa comprensibile la bellezza di affidarsi al Signore e di accoglierlo nella culla della propria storia, della propria vita. Allora non sciuperemo questo Natale, ma diventerà davvero significativo per noi, perché Cristo verrà ad abitare il nostro presente. È il momento del notiziario. Anna Lusi ci aggiorna sugli eventi della settimana. Iniziamo da lunedì 21 dicembre. Alle ore 10:30 nella parrocchia di Sant'Anna in sala Consilina, celebrazione eucaristica presieduta dal Vescovo per gli alunni delle scuole superiori. Alle ore 16 al Santuario della Madonna dei Cordici in Torraca, celebrazione penitenziale per Forania di Policastro. Martedì 22 dicembre alle ore 10 in Teggiano, auguri natalizi con la Curia.
Alle ore 17, nella parrocchia Santa Maria Maggiore in Sant'Arsenio, celebrazione eucaristica presieduta dal Vescovo. Alle ore 19, nella chiesa di Sant'Anna in Sala Consilina, per la forania di Reggiano Sala, annuncio della misericordia, a cura di Monsignor Pasquale Cascio. Mercoledì 23 dicembre, alle ore 15:30, all'ospedale Immacolata di Sapri, celebrazione eucaristica presieduta dal Vescovo. Giovedì 24 dicembre, alle ore 11, al presidio ospedaliero Luigi Curto di Polla, celebrazione eucaristica presieduta dal Vescovo. Giovedì 24 dicembre è la vigilia di Natale. Prepariamoci ad accogliere nel nostro cuore il Bambin Gesù, così la gioia di questo incontro in questa notte santa riempirà la nostra vita. Ogni parrocchia si prepara a vivere l'evento. Alla Cattedrale di Teggiano, l'ufficio delle letture e celebrazione eucaristica, presieduta dal Vescovo, sarà alle ore 23:30. Venerdì 25 dicembre, Natale del Signore. La celebrazione eucaristica nel giorno di Natale, presieduta da Sua Eccellenza Antonio De Luca, sarà alle ore 11 nella Concattedrale in Policastro Bussentino. Sabato 26 dicembre, Santo Stefano primo martire titolare della parrocchia di Santo Stefano in Sala Consilina. Alle ore 19 il Vescovo visiterà il presepe vivente in Petina. Domenica 27 dicembre, Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe. Alle ore 11 in Tardiano, celebrazione eucaristica e alle ore 18:30 a Celle di Bulgheria. Vi auguro una buona settimana e buon Natale. Siamo giunti alla fine della nostra puntata. Io vi ricordo che abbiamo come ospite d'eccezione nella nostra prossima puntata, cioè quella che va in onda sabato prossimo, giorno 26, giorno di Santo Stefano, alle ore 18:30 e anche alle 21 la sera, ospite d'eccezione Lorena Bianchetti. Conduttrice, giornalista, la conoscete sicuramente come il volto della trasmissione A Sua Immagine che va in onda su Rai 1 ed è ospite gradita, ecco, della nostra puntata. Quindi seguiteci, potete anche trovare come sempre le nostre puntate sul sito diocesano www.diocesiteggiano.it. Vi invito come sempre a scriverci alla mail essere suoi discepoli@libero.it. A tutti un buon periodo di feste natalizie da trascorrere nella pace.